ho perduto vecchi amici. Ho perduto vecchi amici che sembravano fedeli e altri, più giovani e leggeri, sono usciti dai muri come ladruncoli svaniti. Se ne sono andati quasi tutti, in punta di piedi, ballerini incapaci che fingevano volare verso frontiere assicurate. Nessuno si voltò a guardare dalla mia parte informe, dove, dopo le rovine, la musica ricominciava. Attesa di niente. La luce non mi è stata compagna sulla terra, né l'acqua sorella, l'affabile acqua piovana che materna addormenta il vecchio gabelliere e la giovane rana. Avrei voluto chiudere il cielo come una semplice porta, per restare una giornata acquattato sull'erba, in attesa di niente. Grazie. Grazie Dino. Che un po' è stata già illustrata da Pierfranco, e poi subito dopo la famosa poesia di Cavafis, Itaca. Prego, Valentina. Considero la terra la mia patria. Io vivo in Grecia e in Italia. L'Italia è la patria che ho scelto. La Grecia è la terra dove sono nata. Ho vissuto tanto qui. Da quando avevo 20 anni sono in Italia. Tutta la mia maturazione è avvenuta in Italia. Non si può non amare il paese dove si vive. Se non si ama, si va via. Ci sono dei punti salienti della Medea di Alvaro, i personaggi più importanti. Perché Medea è diventato un grandissimo personaggio, mi chiedi? Chi può rispondere? È una scelta del popolo, perché la capiva, si ritrovava in lei. Uno non può rispondere per gli altri. Se questi personaggi non erano amati dal popolo, mai sarebbero potuti sopravvivere. Perché Medea è un personaggio immortale, mi chiedi? Chi può rispondere? Io non sono più il popolo, il pubblico. Io sono dall'altra parte. Molto presto smetterò di recitare. Voglio dedicarmi ai giovani, all'insegnamento, ma in modo speciale, risvegliando coscienze, vocazioni, non imponendo un credo personale. I miei professori ad Atene furono una vera tortura. Non insegnavano la vita, non ti conducevano per mano alla scoperta di esperienze. Io ho imparato la mia professione per strada, osservando e ascoltando le persone nei loro momenti di intimità. Nelle loro tragedie non sarò mai come chi mi ha preceduto. Anche i grandi maestri possono essere a volte egoisti. Riescono forse inconsapevolmente a castrare anime e persone. Ci si serve di effetti speciali per stordire, per stupire il pubblico. Si acclamano registi, scenografi, light design, ma gli attori? La grande forza del teatro è la parola, soprattutto quella degli antichi e dei classici. Di fronte a un testo di Euripide, Sofocle o Eschilo, lo spettatore si pone interrogativi esistenziali. La drammaturgia contemporanea
Vuole al contrario dare risposte immediate, ma spesso insufficienti.